Cosa è successo con Crazy? Raga, mi sono svegliato. Mi sono svegliato, mi è girato il cazzo. Gli ho detto: Crazy, senti, mi stai sul cazzo. I tuoi occhiali non mi piacciono. Gli ho detto: vai a fare in culo. Cioè, nel gruppo io non ti ci voglio più. Mi hai rotto le palle. E boh, tipo, fatti una sega fuori dal balcone. Ma io nel gruppo non ti ci voglio più. E Zector che cercava di fermarmi perché io volevo picchiarlo. Technoid invece che mi incitava. E alla fine ho detto boh, vabbè, dai, alla fine si è placata un attimo gli animi. Ho detto: vabbè, dai, mo non lo picchio oggi, lo picchierò la prossima volta. Cioè, questa è così, è andata sostanzialmente. Ma Crazy, non ci avete pensato a metterlo nella crew? In realtà, Dancri, abbiamo pensato che il posto migliore per Crazy fosse la cantina, quindi abbiamo deciso di metterlo in cantina. Quindi adesso sta giù in cantina, lo tengo lì, ogni tanto gli porto il tozzo di pane, gli piscio anche dalla finestra, così, giusto perché mi gusta. Mi gusta pisciare sulla gente. A me gusta pisciare sulla gente. Posso fare una domanda per animare la chat? Vai, falla. Chi è il vostro creator che stimate di più? Creator. Ok. Escludete nel senso me, Tubetech, perché siamo qui in live, quindi non dovete calcolare noi. Disturbia. Così ti voglio, Ale Tognozzi. Tu sì che sei un grande, cazzo. Tu sì che sei un grande. Mio padre perché ha creato me. Vabbè, questa è la risposta del secolo. Oh, mi sarei aspettato, sai, altri nomi, invece no. Vedi, vedi che dicono tutti disturbia? Disturbia, 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 disturbia. Fra, ma è perché così, c'è fra? Ci ho messo lo zampino. Non ci ho messo lo zampino, ci ho messo il cazzo. No! Ti piacerebbe, eh? No. A me è un botto. No. Easy. Ti permettere? Sì. Sono uno simpatico, io lo sai. Sei simpatissimo. No, ma raga, vi dico la sincera verità. È difficile che ci sentirete flammare qualcuno, qualche altro gruppo, eccetera. Ma perché comunque, essendo principalmente un gruppo democratico il nostro, vince chi fa la curreggia più grossa. Allora ho vinto in partenza. Beh, non direi, fra, che se la facevo vicino al microfono scoppiavi i timpani a qualcuno. Vabbè, da me escono i pezzi di fango. No. Vabbè, dicevamo, siccome nel nostro gruppo vige la democrazia, se uno dice: raga, posso rispondere a questo dissing? Siamo tre, se due dicono sì, si fa. Se due dicono no, non si fa. Così, raga. Ragazzi, Atrix io lo vorrei tutta la vita, ma io lo vorrei a casa mia H24, Atrix. Ma Zector e Tech non lo conoscono, ma se lo conoscessero io penso che Eze sarebbe piegato dalla mattina alla sera totalmente. Ma chi cosa devo dire? Io non ho capito. Atrix. Non lo conoscete voi, Atrix? Non l'avete mai conosciuto? Ma io ci ho parlato dal vivo solo al Games Week. Quando siamo incontrati insieme. Esatto. Cioè, Atrix, ragazzi, è... Boh, penso che nell'intrattenimento Atrix sia Gesù. Lo reputo veramente uno dei migliori creators, streamer, youtubers forse no. Però a livello di... non lo so, YouTube, perché lui carica gli estratti pure live. Però, cioè... A livello di live è il top. Però, raga, la questione con Atrix sarebbe molto più complicata. Cioè, a me piacerebbe un fottio. Però lui, raga, ha molti progetti per quanto riguarda le live. Ha molte cose dietro. Non penso anche che... Lui è streamer, anche lui. Lui è streamer. Però, fra, esatto. Cioè, tu lo metti in un video YouTube, fa tutto lui, eh. E lui non è che si sforza. Lui è così. Cioè, lui non è che si sforza a intrattenere. Cioè, lui è così. Capito? Cioè, ed è veramente un drago. Sì, un drago, senti qua. Ma quanto godo se si caga addosso. Mi ci è mancato poco, eh. Oh, mi sa che la cacchetta a questo punto è arrivata a fine corsa. Che se si piscia sulla gente. Vabbè, Maurizio, ragazzi, sarebbe il top. Però Maurizio, raga, un botto di intrallazzi, un botto di cose sue. Atrix mi piacerebbe davvero tanto.
Atix mi piacerebbe. Io sono dell'idea di mettere una ragazza. Vabbè, abbiamo capito. Come lo vuoi chiamare poi il gruppo? Durex? Duroni o Durelli? Durelli. Eccola, signori, è arrivata. È arrivata Disturbia. Abbiamo parlato di te fino adesso. Abbiamo parlato di te fino adesso, Disturbia. Stavamo, siccome stiamo cercando il quarto membro del gruppo. Dio porco. Oh, raga, ma che cazzo volete? Ecco, vedi, ecco, visto, guarda, ho solo detto cerchiamo il quarto del gruppo. Bam, ha scritto lei, eccomi. Clicca subito sul banner per saperne di più. Fatto. Tranquilla, tranquilla, Disturbia, tu hai altre cose che noi non abbiamo, purtroppo. E te? Esatto. E dai, ragazzi, però. Cioè, scusa, che cosa ti devo dire, bugie? Io stavo per dire il sesso opposto. Ci sa che le ragazze hanno una malattia. La simpatia, esatto. Oh, come dice Oronzo, c'ho la malattia delle donne nella mia testa, 13 donne. Non interessa se sei un botto di Disturbia, faremo dei mini giochi, non ti preoccupare, non facciamo giochi con Battle Royale, che non ci interessa. Di dove sei? Di dove sei, Disturbia? Che poi in realtà si chiama Ilaria, bel nome, cazzo. Ah, Ilaria? Sì, ma Ilaria per gli amici, voi la chiamate Disturbia. Vedi, ecco la prima incomprensione. Bravo, bravo. Dai, su. È lui è di Padova. Gruppo, è di Padova. E poi andiamo a fare i minigiochi. Sempre tu in team con lei. Se la vedi che la atterrano su Fortnite, lui ti dice: no, non rianimarla, la devo rianimare io. Non tocca. Facciamo così, facciamo prima. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? L'ha messa in chiamata? Sì, 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 porro bingo. Non si chiama Ilaria, ma si chiama Biribongo. Cazzo, ho preso paura. Ma è lei o è qualcuno? Perché quando vedo quella foto è un troll. No. Aia, le orecchie, porca miseria. Ciao, Ilaria. È una bella foto, dai. Ma chi è Ilaria, quello che c'è nella foto? No, niente, un amico mio. Cioè, perché io parto subito, Cioè, non mi fermo subito perché io poi dopo mi alzo. No, ti si alza, non è che ti alzi. No. Ma sei live, Ilaria? No, ma che? Ah, ok, allora vabbè, lasciamo che si banni solo il mio canale. Nicola. Allora. Dici Nicola Trombi. No, aspetta. Ilaria. Sì. Allora, io ti presento Ezector, che in realtà si chiama veramente Nicola Trombi. Ok. E lui, diciamo, che è la chiappa figa del gruppo. Ok. Va bene. Ciao, Nicola. Ciao, Ilaria. No, ti ho detto che per te si chiama Disturbia, porco dios. Poi ti presento Harakhmaninejad. Che è questo nome? Ciao. Vabbè, ti chiamo Technoid. Ciao Disturbia, vedi, io non e come lo posso chiamare? Tech. Sì, no, perché okay. se ti dico il nome originale non ce lo chiami, perché non ti viene comodo. Va bene, lo chiamo Tech. E poi, piacere, io mi chiamo Marino Lupesce. questo Lupesce! No, beh, a parte gli scherzi. Dio, raga, arriva mia mamma, mi distrugge di botte. Quindi a posto? Mi distrugge di botte. Sì, io tutto bene, grazie mille. Ok, quindi settimana prossima aperitivo? Oddio. Ma come aperitivo? Di cazzo? No. Allora, aspetta. Allora, innanzitutto, venerdì, Ilaria, tieniti libera venerdì pomeriggio. Io voglio il 50% delle tue entrate della live di stasera, perché la chat, guarda com'è contenta la chat. No. Sì. Ragazzi, Gabbo come quarto no, perché l'abbiamo trovato il quarto. La quarta. Ma siete sicuri? Come la quarta? È una quarta, giusto? No, allora Ila. In tutti i sensi, gli occhi tecnologici non puoi non vederla, scantati. Ma ci sta provando nella mia live? All around me are familiar faces, worn out. Ti sta rubando la tua futura ragazza. Ci sta provando nella mia live? Svegliati.
Posso una domanda, Ilaria? Vabbè, ma scusa, ma non avrebbe senso, cioè, colui no, comunque mi sta già chiamando Ilaria. Allora, ragazzi, chi nel 2020 usa gli alias, per me è un coglione. Scusa, ah, Eze. Detto da Eze. Vabbè, ma con voi chiudo un occhio, dai. Ragazzi, ma è normale che Eze acchiappa figa, ma se mi metto in competizione con lui è persa in partenza, finché non ci togliamo le mutande. No, non parlavo di te però, Ilaria, parlavo in generale. Ma è normale, ma è più bello, è molto più bello, raga. Io potrei rispondere al ping pong. Chi è il ping pong? Però sono un amico, non lo faccio. Cos'è il ping pong? È rispondere al tuo dissing. Ah, no. Però sono un signore, non posso spodestarti a casa tua. Grazie, almeno questo lasciamolo fra.